Ringrazio Assemblea 21 per il lavoro fatto perché si presta, mentre lo sentivo descrivere, a molte riflessioni che andrebbero fatte con un po' di calma, ma estremamente interessanti, soprattutto questa inaspettata domanda di cultura da parte dei cittadini. Fa pensare che esistono le premesse per una ricomposizione della socialità al di là dei rapporti puramente di valore fra i cittadini, di scambio di valore economico. Sostituisco purtroppo l'amico De Lellis che per gravi motivi non ha potuto venire, per cui ci mancherà sicuramente la sua puntuale precisione. Ed è persona che è stata capace, parlando, affrontando temi, diciamo, ragionieristici, contabili, a disvelarci in realtà veramente, oserei dire quasi appassionanti e affascinanti, per cui spero di riuscire almeno in parte, utilizzando il lavoro preparatorio che ha fatto, di restituire un po' della vivezza del suo ragionamento. Oltretutto lui ha contribuito a un lavoro attraverso questa associazione che si chiama CATEDEM sull'abolizione del debito illegittimo, ad effettuare un pezzo di audit cittadino sul debito, con un'analisi molto puntuale, molto scrupolosa sulle politiche fiscali, nel caso insieme di cui accenneremo. Perché si parla di debito? Perché l'obiezione che viene posta a chiunque ponga delle domande sociali è che non ci sono risorse se il debito è chiuso, non se ne parla più. Forse è interessante capire come il debito si è formato e quali altre soluzioni, quali approcci si possono avere. Al riguardo, ma lo parlerò magari in sede di dibattito, ci sono anche due, non proposte di legge di iniziativa popolare, ma proposte di proposte, perché prima di farle partire la si vuole sottoporre a realtà come queste, di assemblee e di movimento, su due strumenti che potrebbero intervenire positivamente sul debito in modo non tosatorio nei confronti della massa della popolazione. La proposta di risocializzare la Cassa Depositi e Prestiti, che è uno strumento che ha accompagnato felicemente quasi 150 anni di storia del nostro paese, con ottimi risultati, finanziando le infrastrutture comunali sostanzialmente, e che oggi è in via di progressiva privatizzazione e trasformazione in banca d'affari per salvare imprese decotte, come veramente decotte, imprese private decotte come l'Alitalia. E un'altra sulla finanza pubblica locale, di ridisegno dei sistemi di finanza pubblica locale. Detto questo, provo a entrare un po' a tirare fuori qualche diapositiva che ha preparato Antonio. E vorrei fermarmi un attimo su questa. Questo è un grafico che forse qualcuno di voi ha visto altre volte, chiamato anche il grafico dell'elefante, di un economista che si chiama Branko Milanovic. E qui descrive come è incrementata la ricchezza nel reddito, scusate, il reddito quello che si riceve tutti gli anni, tutti i mesi, nella popolazione mondiale divisa per percentili. Cosa facciamo? Mettiamo dal primo all'ultimo degli abitanti concettualmente in fila in ordine di ricchezza e ne facciamo 100 fettine. Queste 100 fettine si chiamano percentili. Bene, vediamo che c'è una gobba che cresce molto e che rappresenta l'emergere dei paesi più poveri. Poi c'è una depressione che rappresenta la perdita di crescita. Questo grafico, oltretutto, vedo che non è quello originale di Branko Milanovic, perché è una fonte mediata, per cui ognuno poi applica qualche correzione sua. Quello di Milanovic è più netto, magari poi lo vediamo a fine se abbiamo voglia, perché ha proprio la forma di un elefante, del profilo di un elefante, e si vede come il reddito nella fascia media della popolazione dei paesi sviluppati, bene, è scesa, il reddito è sceso, parliamo di reddito, non parliamo poi della capitalizzazione. E poi c'è un 1% che cresce, una minoranza all'interno dell'1% che cresce in modo vertiginoso. Una riflessione, la faccio solo al volo e mi fermo. Uno diceva, però, insomma, chi se la cava peggio è cresciuto. È vero,
sarebbe un grave sbaglio dimenticarlo, ma se noi pensiamo qual è stato l'incremento di sviluppo del prodotto lordo pro capite di quei paesi che sono cresciuti, pensiamo alla Cina per fare l'esempio più clamoroso, bene, questa gobba dovrebbe essere, se fosse stata rispettata non in modo ugualitario, ma semplicemente rispettata la divisione del reddito che c'era 30 anni fa, la punta della gobba dovrebbe essere sopra il soffitto. Per cui anche se quegli paesi sono molto cresciuti, con un'indiscutibile uscita dalla povertà di una maggioranza della popolazione terrestre, un dato che non dobbiamo dimenticare, sono state caratterizzate queste cose anche dall'aumento della diseguaglianza. E noi ci rendiamo conto oggi come l'aumento della diseguaglianza frattura i rapporti sociali, perché diventa anche perdita di diritti di cittadinanza o di comunità, laddove il concetto di cittadinanza, che forse appartiene a una parte del mondo, non dico che sia estraneo, ma è complementare rispetto ad altri valori. Questo è per dare un po' un quadro generalissimo. Poi qui lui faceva una bellissima storia, breve storia delle vicende economiche generali del nostro paese, individua tutta una serie di passaggi in cui le cose cambiano fra fine anni 70 e inizio anni 80, fra cui cita l'incriminazione di Baffi nel 79, governatore della Banca d'Italia, che era subentrato da pochissimi anni a Carli come governatore. Ha rappresentato una delle stagioni, forse la più felice dal punto di vista della visione gestionale della Banca d'Italia. Ricordiamoci che il suo predecessore, dopo aver tolto la maglietta da arbitro della partita di calcio, immediatamente dopo indossò la maglietta da centravanti di una delle due squadre e divenne presidente della Confindustria. Non è un caso che quel signore abbia lasciato la carica di governatore nel 75 e che nel 79 il suo successore, che faceva un'altra politica e un'altra politica monetaria, sia stato trattato con una brutalità spaventosa, non da parte, intendiamoci, del grosso della struttura giudiziaria, ma da certi intrighi poco raccomandabili della procura di Roma, che generale di Roma, che allora si chiamava il porto delle nebbie per certe cose. Ovviamente le accuse si rivelarono totalmente infondate nei confronti di Baffi. Poi c'è un altro punto che vale la pena ricordare, che nella separazione fra Banca d'Italia e Ministero del Lavoro che nasce veramente il problema del debito, perché c'è uno schizzare verso l'alto degli interessi, perché a quel punto tutto il debito deve essere totalmente affidato alla gestione del mercato e non può essere stoccato progressivamente dalle istituzioni finanziarie nazionali, prima di tutta la Banca d'Italia. Poi c'è anche l'avvio di controriforme fiscali regressive, la più importante dell'83, che è quelle poi su cui Antonio fa uno studio molto puntuale, e su queste mi voglio fermare un attimo. Andiamo. Ah sì, cosa succede? Aumenta la diseguaglianza, questo è l'indice di Gini che individua la diseguaglianza, e vedete che a un certo punto questo indice, che scendeva progressivamente, tende a risalire. Questa è un'altra versione di questa risalita, vista però da un altro punto di vista: qual è la percentuale di reddito nazionale dell'1% più ricco nei paesi più poveri nell'arco di 100 e di un secolo e un quarto, e vediamo come una progressiva diminuzione di questo potere, di questa ristretta elite, potere economico e di conseguenza anche politico, tende a scendere progressivamente, quando vedete gli sbalzi molto grossi riguardano essenzialmente la guerra. Per arrivare dopo il 70 ad essere al punto minimo, tende a risalire tutto sommato in modo veloce da quella data. Queste sono comparazioni fra incrementi di capitale privato e caduta del capitale pubblico, che sono anche su qualcosa che riflette l'eguaglianza. La fascia di curve in alto che tendono a salire sono il capitale privato, il capitale pubblico che galleggia
intorno allo 0% di incremento, scende qui, e l'incremento, non il valore assoluto, tende a stagnare. Poi come viene ridotta l'aliquota marginale? Fermiamoci su questa, che forse merita 5 minuti di attenzione. 3. Allora, questa rappresenta il confronto fra le aliquote medie, ossia quelle effettivamente pagate dalla popolazione. Sulla base, qui l'evasione non c'entra niente, ipotizziamo questo, stiamo ragionando in un'Italia perfetta in cui tutti pagano le tasse e il reddito dichiarato corrisponde a quello vero. Ovviamente anche l'evasione fiscale ha un suo effetto distorsivo, ma accentua solo spaventosamente quello che si sta per dire. Bene, vedete che la vecchia aliquota era un'aliquota che saliva progressivamente, creando per ogni anno con un cambiamento che a partire dal 3, poi con successivi aggiornamenti, viene sostituito da una nuova composizione delle aliquote, dove quelle alte vengono tagliate. E a parte proprio qualcuno, i più poveri che ci guadagnano, perché cos'hanno? Escono dall'area fiscale, qui è tutto in valori medi indicizzati a valori di 2 anni fa, tutta la fascia bassa, medio bassa, alta, medio alta e abbastanza alta della popolazione paga di più. E solo una parte molto ricca paga di meno. La differenza annua è che si pagano, la parte molto alta paga 8 miliardi all'anno in meno e la parte, tutto il resto paga 25 miliardi in più, con una differenza di saldo significativo, per cui la gran parte della popolazione paga 919 miliardi in più nell'arco di 23 anni, anzi di 33 anni. E la parte molto alta ne paga 295, ossia quasi 300 miliardi in meno. Allora, quando ricordo che Antonio presentò questa cosa, andai istintivamente a guardare il punto d'incontro, dicendo: ma chi, quanti sono quelli che ci guadagnano? Se io scendo, vedo che il reddito che fa da confine è quello della dichiarazione dei redditi pari a 660.000, 66.000 euro all'anno. Il numero di contribuenti che dichiarano 666.000 euro all'anno o più non sono l'1% della popolazione, sono alcune decine di migliaia, sono l'1 per 1.000 della popolazione. E io dico ad Antonio, dopo che l'ha presentato, guarda, non avrei pensato che fosse così spregiudicatamente oligarchica questa scelta, pensavo che si basasse sull'1%, magari anche il 2-3% più ricco. E lui mi fece questa osservazione molto giusta che voglio riportarvi. Sì, ma hai dimenticato l'effetto psicologico. Questo è il risultato della somma di tutto quello che paghiamo suddiviso attraverso differenti aliquote. Questa è l'aliquota media, che è il risultato di differenti aliquote che paghiamo. L'effetto psicologico è che chi è abbastanza avanti come reddito, ma anche non necessariamente altissimo, vede la propria aliquota marginale, cioè l'euro in più che guadagna, tassato di meno. Lui globalmente è tassato di più, ma l'ultimo euro è tassato di meno. Viene catturato in una dinamica psicologica che lo porta a guardare con favore tutte quelle soluzioni che acquisiscono l'ingiustizia. Questo è veramente un meccanismo estremamente sottile e bisogna dire che chi ha pensato queste cose l'ha fatto con grande intelligenza, ecco. Poi un poco condivisibile dal mio punto di vista, ma con grande intelligenza. Qui abbiamo, vedete, l'area delle diseguaglianze dove inizia l'area della eguaglianza, rappresentato in un'altra forma. Allora, due cose velocissime ancora che voglio dire. Qui c'è una veloce storia, va detta, del debito pubblico italiano, il rapporto fra debito e PIL, perché detto così uno sembra che dica le fonti, credo sono quasi sicuramente Banca d'Italia, per cui nulla di stravagante, ecco. Non ne avete fatti voi di Assemblea 21 nottetempo, questo posso garantire. La storia del debito pubblico italiano dall'unità, vedo. Se guardiamo, vedete che
fino al 51, cioè dopo la guerra scende, rimane negli anni 50 e 60 più o meno immutato, poi sale fra il 71 e l'81. Però in quegli anni è successo, fra fine anni 60 e 70, ma è successo di tutto in quegli anni. La crisi petrolifera, una crisi finanziaria spaventosa, già nel 64 ci fu una crisi, la famosa congiuntura, forse chi come me ha i capelli bianchi si ricorda questo nome, questo 10 anni dopo, cioè, c'è tutta una serie di passaggi abbastanza controversi. Io vi chiederei di soffermare l'attenzione su quest'ultimo pianoro che si forma a fine degli anni 70. Furono introdotte misure di contenimento dell'inflazione, non disuguali, ma che hanno puntato a ridurre sì la domanda nei redditi di lavoro, ma non attraverso il taglio, ma attraverso la trasformazione delle più alte aliquote dell'indennità della scala mobile, indennità di contingenza, ossia, lo dico per i più giovani, l'adeguamento automatico dei salari all'inflazione, trasformate in debito pubblico, una sorta di risparmio forzoso, per chi poteva permetterselo. Io ricordo, lavoravo già, tutti dicevano non li vedremo mai più questi soldi, invece furono regolarmente pagati con gli interessi. E gli effetti di questa politica si vedono in quel pianoro lì. Nel 78 il governatore Banfi, seppur in modo, come dire, elusivo e un po' controvoglia, riconobbe questo fatto. Cosa succede poi? Nell'81 c'è la separazione, i debiti di Stato vanno piazzati comunque sul mercato e vedete che schizza in alto il debito pubblico. Parte dal livello del 60%, che era quello che aveva la Germania a quell'epoca, solo che loro l'hanno ottenuto meno. L'ultimissima cosa che voglio farvi, le ultimissime cose che voglio vedere, che ci porta al nostro, è che se noi togliamo questi interessi esorbitati che noi applichiamo dall'81 perché abbiamo applicato il trattato di Maastricht con 10 anni di anticipo, vediamo che la spesa primaria, ossia quella entrate e uscite senza interessi, non è alta, e a partire dal 92 ad oggi, per cui parliamo di 30 anni, è complessivamente attiva e abbiamo una avanzo primario più attivo della Germania da 30 anni, che vuol dire la maggioranza della vita lavorativa per ciascuno di noi. L'incidenza dei comuni è il 2%, i comuni contano per il 2% sul debito pubblico, sono quelli che hanno subito i tagli più grossi, del 30-40% delle spese fisse, cosa che non ha avuto per nulla l'amministrazione centrale dello Stato. E l'ultima cosa che è generale ma tocca anche i comuni sono il mercato dei derivati, queste scommesse sul valore futuro di titoli e merci che all'inizio della crisi 10 anni fa, se ben ricordate, tutti hanno detto dobbiamo farli fuori, ridurli, eliminarli perché sono un disastro per l'economia, cosa vera, non che il derivato in assoluto lo sia, ma il peso che hanno avuto e il modo in cui sono stati creati sono terribili, in realtà hanno ripreso ad aumentare. Tutte le belle idee, le belle proposte e i belle dichiarazioni di intenti fatte 10-12 anni fa all'inizio della crisi sono state tutte regolarmente disattese e si sta riproponendo fino in fondo il meccanismo che ha portato alla crisi del 2009.